Domattina alle 7 arriverà a life support. Un briefing stamani nella sede della Prefettura a Livorno, al quale hanno preso parte rappresentanti di enti locali, protezione civile, forze dell'ordine, associazioni del terzo settore, è servito per gli ultimi ritocchi al dispositivo di accoglienza per i 35 migranti che sbarcheranno domani mattina nel porto toscano dopo essere stati tratti in salvo dalla nave Life Support di Emergency in acque internazionali lontane 670 miglia nautiche dalla costa livornese. Un dispositivo meno impegnativo di quello messo in piedi alla vigilia dello scorso Natale, quando a Livorno arrivarono due navi ONG, una delle quali era proprio la Life Support. L'imbarcazione attraccherà infatti verso le 7 alla banchina 56 nei pressi della stazione marittima, dove è stato allestito lo spazio per rifocillare e identificare i migranti una volta espletate a bordo le prime visite mediche da parte dell'ufficio sanitario frontaliero. Parlando con il prefetto Paolo D'Attilio abbiamo fatto il punto della situazione. Sono 35 uomini, non ci sono nuclei familiari, c'è un minore accompagnato, non accompagnato, questo lo vedremo al momento dell'arrivo. Sono 32 del Bangladesh, un siriano e due palestinesi. Sulla destinazione ancora qualche incertezza che però sarà risolta probabilmente nelle prossime ore. Dovrebbero essere distribuiti in tutta la Toscana, quindi in base alle percentuali che il prefetto di Firenze ha a disposizione, vedremo di sistemarli.